Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno a chi ci segue anche in streaming, nettunotv.tv. Andiamo subito a occuparci ancora una volta del meteo. La neve questa notte ha cominciato a cadere anche in pianura, anche nella città di Bologna, un po' a sorpresa potremmo dire nelle quantità, però cerchiamo subito di capire come evolverà questo pomeriggio, dove erano attese precipitazioni nevose anche in pianura più consistenti, ma ci colleghiamo in diretta con la sala operativa dell'ARPA e dell'Emilia Romagna, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, qual è un po' il quadro, diciamo, questa neve ha un po' anticipato nell'orario? Sì, direi di qualche ora anticipato rispetto a quello che ci si aspettava, però l'evento tutto sommato corrisponde a grandi linee alla previsione. Direi che oggi continua tutt'oggi a nevicare, nel tardo pomeriggio dovrebbe anche aumentare di intensità per esaurirsi poi in nottata fonda, direi sulla mezzanotte. Ecco, della giornata di domani quindi la situazione continuerà a essere questa o ci sarà un miglioramento? Ci sarà una breve pausa fra mezzanotte fino a metà mattinata, dopodiché arrivano nuove precipitazioni, il pericolo è il gelicidio, probabilmente domani ci saranno fenomeni di pioggia che gela al suolo verso metà giornata, dalle 9 alle 15 orientativamente. Ecco, e a questo punto diciamo poi terminerà questa perturbazione, il freddo? Sì, direi che il tempo si sta mettendo, le correnti stanno diventando più meridionali, per cui pian piano ci porteremo a temperature più adatte alla stagione, direi. Benissimo, grazie allora al previsore dell'ARPA dell'Emilia Romagna, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Allora, diamo un po' il quadro della situazione, teniamo magari sempre le immagini della neve, anche queste girate poche ore fa, perché la situazione un po' nella città metropolitana, una situazione che è stata in qualche modo mappata, fotografata intorno a mezzogiorno, tutte le strade provinciali sono aperte, percorribili con pneumatici invernali o con catene, tutti i mezzi e gli uomini della città metropolitana sono al lavoro per fronteggiare la nevicata, 124 spazzaneve, di cui 85 in montagna e 39 in pianura, 20 mezzi spargisale, 14 in montagna e 6 in pianura. Al momento gli approvvigionamenti di sale sono sufficienti, ma ne sono state richieste ulteriori visto il perdurare delle perturbazioni, come abbiamo anche sentito. Nelle ore di punta di questa mattina, insomma intorno alle 8, i disagi maggiori sono stati registrati in pianura sulla Galliera, sulla San Donato e sempre anche sulla statale, sulla provinciale, scusate, a nord di Molinella. In montagna sono già caduti quasi 30 centimetri di neve, questo è un po' il quadro della situazione. In serata potrebbero registrarsi problemi di traffico, soprattutto sull'asse attrezzato, viene segnalato, di Casalecchio di Reno, dove è previsto un importante evento musicale, la festa di Radio DJ, e quindi ci sarà sicuramente un certo spostamento e ci saranno tra l'altro anche le telecamere di Nettuno TV. Ma al di là di quello che fanno appunto i comuni con il sale per le strade e con la pulizia, è stata diramata un comunicato poco fa da parte dell'Associazione dei Piccoli Proprietari Immobiliari Confabitare con il suo presidente Alberto Zanni, che dà alcune utili raccomandazioni anche ai proprietari di casa. Allora dovremmo già essere collegati in diretta con il presidente Alberto Zanni, se è così lo saluto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, a questo punto lei ricorda a tutti i proprietari di casa, di appartamenti, chi vive anche in un condominio, che ognuno deve fare la sua parte? Esattamente, noi abbiamo detto bene che intervengano, è doveroso che intervengano i mezzi del comune per pulire le strade, per pulire i marciapiedi e soprattutto i luoghi pubblici. Ma ci sono delle raccomandazioni, anzi un vero e proprio appello anche a quelli che sono i doveri dei proprietari immobiliari, dei condomini, dei residenti, è quello di tenere pulito dalla neve e dal ghiaccio tutte le zone di pertinenza delle loro abitazioni, delle loro case, quindi i vialetti che portano all'uscita dei garage piuttosto che i marciapiedi antistanti ai condomini. E le entrate, i cancelli, anche e soprattutto i portici che sono di proprietà dei condomini, che in queste giornate sono particolarmente scivolosi e pericolosi. E un appello anche a guardare in alto, quindi a guardare i tetti, vedere le condizioni dei tetti, quindi che non ci siano cadute di neve e di ghiaccio dai tetti, proprio che possono causare danni alle persone e alle macchine,
e un appello che viene rivolto anche ai negozianti, ai commercianti, di tenere pulite e asciutte le parti del portico del marciapiede che sono antistanti alle loro attività commerciali. Benissimo, grazie, grazie al Presidente Alberto Zani di Confabitare, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Noi cambiamo decisamente pagina, questa mattina l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico della Regionale Flaminio per le cause matrimoniali. Ai microfoni l'Arcivescovo di Bologna, Monsignor Matteo Zuppi, ha sottolineato l'importanza del Tribunale Ecclesiastico in merito alle cause di annullamento per permettere alle persone anche di risposarsi laddove è possibile. Lo andiamo a sentire al microfono di Giacomo Bianchi. L'importanza è evidente anche perché poi ci sono molti problemi, i tribunali servono per risolvere i problemi e quindi per interpretare e applicare la legge, anche quella canonica, oppure per interpretare per esempio le cause di annullamento che sono così importanti per permettere in alcuni casi, laddove è possibile, le persone di risposarsi. Quindi è un lavoro in realtà molto delicato che deve unire grande competenza professionale e giuridica alla necessaria attenzione umana e pastorale, anche l'aspetto proprio tecnico, perché appunto deve discernere, quindi c'è una esperienza e una conoscenza delle regole che può permettere questo a volte difficile discernimento. Anche il vicario giudiziale, Monsignor Massimo Mingardi, ha dato qualche numero evidenziando la crescita del numero di domande, delle domande proprio al Tribunale Ecclesiastico. Ancora Giacomo Bianchi. Direi che la cosa principale è la crescita nel numero delle domande. Avevamo avuto un calo nel 2016, mentre nel 2017 una volta e mezzo le cause del 2016 e torniamo più o meno ai livelli abituali per il nostro tribunale, cioè fra le 80 e le 100 domande all'anno. Questo calo che c'è stato nel 2016 ha anche consentito di velocizzare i tempi, quindi riusciamo a offrire una giustizia un po' più veloce rispetto a epoche passate. E poi si nota da parte delle persone una maggiore consapevolezza. La riforma dei processi di nullità voluta da Papa Francesco aveva mosso molto interesse, ma poi capitava che la gente chiedeva informazioni iniziali e subito abbandonava il percorso. Invece adesso vediamo che c'è una maggiore motivazione e quindi le persone che cominciano a interessarsi poi di fatto portano più facilmente avanti il percorso della causa di nullità. E andiamo adesso alla cronaca. I carabinieri della stazione di Sant'Agata Bolognese hanno arrestato due casertani. È successo intorno alle 11 di ieri, quando la centrale operativa del 112 è stata informata che due soggetti, dopo aver perpetrato una rapina a mano armata con coltello ai danni della Coop di via Sibirani a Sant'Agata Bolognese, erano poi fuggiti a piedi. La notizia è stata trasmessa anche a tutte le pattuglie dell'arma dei carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto, che in quel momento si trovavano in zona per consueti controlli del territorio. Pochi istanti dopo i carabinieri di Sant'Agata Bolognese hanno rintracciato i due rapinatori nelle vicinanze del supermercato e, considerato che i due soggetti corrispondevano perfettamente alla descrizione, li hanno ovviamente fermati e tratti in fermo. Adesso abbiamo le nostre elezioni politiche il 4 di marzo, abbiamo e continua questo nostro cammino, facendovi conoscere strada facendo un po' le forze politiche, i candidati che partecipano a questa tornata elettorale. Vi ricordo questa sera che a partire dalle 21.30 il primo dei due appuntamenti di Cantiere Bologna Speciale Elezioni Politiche 2018, con in sequenza interviste un po' più approfondite ai singoli candidati, e poi domani anche alle 21. Ma saluto gli ospiti che sono nei nostri studi, comincio subito da Mirko De Carli, Popolo della Famiglia, eccolo qui. Buongiorno, buongiorno, direttore, buongiorno a voi. E Walter Aiello, Partito Comunista, buongiorno e benvenuto. Allora, intanto, Popolo della Famiglia, la scelta di candidarsi, di essere presenti, di girare un po' tutta l'Italia, in questo caso anche la nostra regione. Ci siamo, direttore, abbiamo girato palmo a palmo tutto il paese, abbiamo raccolto le firme, oltre 43.500 in tutti i vari collegi, e siamo pronti, secondo me, a poter raccogliere quel consenso di 1 milione di voti che ci porta in Parlamento col 3%. Le paginate di stampa, televisioni e giornali che parlano della nostra cavalcata, anche di giornali fino a qualche mese fa che non raccontavano minimamente la nostra esistenza, dimostrano che c'è un'attenzione enorme. Anche gli altri partiti hanno cominciato a parlare il linguaggio che parliamo noi: reddito di maternità, fisco a misura di famiglie che fa figli, domenica a casa, tutela del Made in Italy, del Made in Family, parole chiave che noi
noi dal 2016, quando mi candidai qui a Bologna a sindaco, avevamo nei nostri punti programmatici e che oggi stanno diventando parte integrante del lessico della politica italiana. Credo che abbiamo le carte in regola per diventare un gruppo politico determinante del prossimo Parlamento e per essere il contraltare a Emma Bonino e i radicali che diventeranno anch'essi determinanti nel prossimo Parlamento. Walter Aiello, Partito Comunista, perché candidarsi e perché Partito Comunista? Allora, dico, nel mondo 8 persone detengono la stessa ricchezza di 3 miliardi e 700 mila persone. Chiedersi il perché mi sembra anche abbastanza ovvio. Questa disparità è tendenzialmente in aumento. Cosa vuol dire questo? Che non ci sono più soldi per scuole, asili, infrastrutture e tutto quello che ovviamente dovrebbe fare un paese civile. Quindi noi ci candidiamo per finalmente cambiare questa situazione. Noi più che cercare di mettere delle toppe a quello che c'è, vogliamo radicalmente cambiarlo. Il Partito Comunista c'è, ci siamo noi con quelle idee che oltretutto in questa regione l'hanno fatta diventare una delle migliori regioni in Italia. Mi ricordo quando ero sempre piccolo, quando l'Emilia-Romagna era il punto focale dove i diritti sociali, i diritti civili erano al primo punto. Oggi, come vede, non è la stessa cosa. De Carli, vediamo questa campagna elettorale com'è stata, visto che siamo ormai nelle ultime ore, ma soprattutto qual è un po' l'umore delle persone, con la voglia di cambiare, la voglia di andare a votare, la voglia di mantenere lo status quo? L'umore di queste ore, oggi siamo ancora col banchetto in Viale Farini, ci ha fatto piacere poter anche dare il volantino a Sua Eccellenza Monsignor Zuppi che camminava per strada mentre i nostri dirigenti volantinavano per strada, è quello di famiglie che davanti alla politica non trovano le risposte che si attendono. Questo è il problema reale. Poi possiamo avere soluzioni diverse, culture diverse, ma noi parliamo di cose che riguardano la gente. La cosa straordinaria nell'incontrare tante famiglie italiane è che quando vedo le mamme, parlo di reddito di maternità, oggi ho fatto tanti appelli al voto e ho detto mamme italiane non potete non votare Popolo della Famiglia perché siamo gli unici che diamo una risposta al vostro desiderio di essere mamme, di poter vivere la maternità non come un problema sia economico che a livello personale ma come una grande occasione di fare bene alla famiglia e di fare bene all'Italia. Oggi io credo che le donne d'Italia possano veramente trovare nel Popolo della Famiglia la risposta che attendono. Oggi la gente cerca direttore pane e lavoro, non cerca unioni civili e testamento biologico. Oggi la gente fa fatica ad arrivare alla fine del mese, alla terza settimana e su questo possiamo trovarci anche d'accordo, ma le uniche soluzioni possibili quali sono? Puntare sulla famiglia. Da quando l'Italia è rinata democratica e repubblicana abbiamo potuto reggerci in piedi grazie unicamente a questo tessuto sociale. Oggi lo stiamo martoriando. Aiello, la vostra campagna elettorale, incontrando le persone, anche voi un po' la sensazione di umori? Guardi, che noi le persone le incontriamo, le abbiamo sempre incontrate, essendo un partito comunista noi frequentiamo soprattutto le periferie, mentre i cosiddetti partiti di sinistra, quelli fucsia, diciamo così, li guardano un po' dai quartieri alti, noi li guardiamo da vicino, li guardiamo negli occhi e diciamo le stesse cose da un sacco di tempo. Oggi per esempio sento che tutti promettono il mondo, promettono lavoro, promettono asili, promettono scuole, ma sono gli stessi che fino a un attimo fa, adesso ovviamente ci sarà un ricambio, speriamo che sia a favore dei cittadini, ovviamente le stesse persone che hanno distrutto quei diritti sociali, hanno distrutto quei diritti civili, quei diritti fondamentali, che fanno sì che le famiglie possano soprattutto sopravvivere, vivere io direi, dignitosamente. Perché tutto quello che c'è, se non c'è lavoro, se le questioni ovviamente diventano così, si sovrappongono, si stratificano e queste sono le situazioni, non possono essere altrimenti. Poi non ci può essere manco la famiglia se non c'è la possibilità di lavoro. Io immagino i giovani, le future generazioni, che futuro hanno? Quale famiglie possono creare? Ovviamente poi si dice che questo sarebbe giusto chiederlo a Monsignore Robavare perché oggi non sono più si sposa per esempio. Beh, io già avrei la risposta al Monsignore e a chi per esso. Va bene, grazie allora a Walter Aiello, Partito Comunista, grazie a Mirko De Carli, Popolo della Famiglia. Abbiamo contaminato tutti i partiti ormai. Abbiamo tutti, esatto, finito. Grazie. Noi andiamo avanti invece, parliamo di un convegno benefico che si è tenuto ieri allo stadio dall'Ara di Bologna, la crescita di un gruppo a partire dalla forza dell'individuo, tra le aziende organizzatrici anche la FAC, Illumia e Macron. Ascoltiamo le parole di Jacopo Malacarne, direttore manager 6 e marketing della FAC, al microfono di Mario Giuliante.
Il convegno di oggi è una bellissima serata per aiutare tre onlus del territorio, Mongolfiera, Bimbo Tu e Papa Giovanni XXIII. Il successo è dovuto al fatto che 24 aziende del territorio hanno deciso di partecipare con entusiasmo all'evento che è stato promosso da noi di FAC insieme al secondo sponsor che è Illumia e insieme allo sponsor tecnico che è la Macron. Quindi sono le tre società sponsor insieme al Bologna che hanno promosso questo evento ed è il primo di un trittico di tre convegni che si svolgeranno da qui a giugno, tutti e tre finalizzati a approfondire alcuni temi sportivi che hanno comunque una rilevanza anche nel mondo aziendale, un interesse nel mondo delle aziende e tutti e tre sono eventi finalizzati a raccogliere fondi per le tre onlus che ho appena menzionato. Ecco, sul fatto che la presenza è importante dal singolo per arrivare al collettivo, quanto è importante anche all'interno di un'azienda? Esattamente, ci siamo sforzati di trovare dei temi che avessero un'applicazione nel mondo delle squadre sportive e professionistiche così come nel mondo delle aziende. Non è scontato infatti avere dei talenti, è già difficile trovare talenti a livello individuale, ma non è scontato che poi più talenti possano collaborare insieme e creare un effetto moltiplicatore dentro a un organismo, sia esso una squadra sia esso un'azienda. Stasera proveremo ad approfondire anche in maniera ovviamente aneddotica e piacevole questo tema per quanto riguarda una squadra di calcio professionisti. E abbiamo anche incontrato il presidente di Illumia, Marco Bernardi, sempre al microfono di Mario Giuliante. Il secondo anno in cui insieme ad alcuni amici sponsor del Bologna, in particolare FAC, Macron e altri, organizziamo questo evento Imprese Riuscite ed è un'iniziativa straordinaria che fa vedere che al di là della partnership come sponsor del Bologna si crea una relazione tra le persone che poi possono fare anche qualcosa di buono. Ecco, per quanto riguarda Illumia, è un'azienda giovane, è un'azienda comunque che si è imposta sul territorio nazionale ed oltre. Quanto è importante la presenza del singolo per arrivare poi al collettivo? No, è essenziale. La nostra sintesi è quello a cui tendiamo, ovviamente siamo ragazzi giovani per cui abbiamo tanto da imparare, ancora tanta strada da fare, ma siamo qui anche per imparare come lo potremo fare. La pagina economica di ritorno dalla Fiera di Mosca che si è tenuta dal 19 al 22 febbraio, il Center Gross di Bologna per la seconda volta è tornato rafforzato nella sua immagine a livello internazionale. Prima di lui già altre aziende che hanno un punto vendita nel complesso partecipavano a questa fiera. Ne abbiamo parlato con Luca Maestrami di Maestrami Abbigliamento, lo ha intervistato Eleonora Monari. La nostra azienda partecipa al CPM già dal 2012, quindi insomma, è una fiera che noi ci abbiamo creduto, anche perché è una fiera che diciamo, ci prospetta tutto il mercato russo e non solo russo, ma anche l'ex Russia, quindi il Kazakistan, piuttosto che l'Azerbaigian, piuttosto che l'Ucraina, che comunque in questo momento noi abbiamo diversi clienti importanti. E, diciamo che in questa ultima edizione per noi è stata un'edizione molto positiva. Abbiamo avuto diversi clienti di queste nuove repubbliche e quindi posso dire che è stata un'esperienza del tutto positiva. Ecco. Partecipare alla fiera in Russia, a Mosca, è importante per il Center Gross, è solo il secondo anno ma può essere uno sguardo verso il futuro. Assolutamente, è molto importante anche perché diciamo, per noi che andiamo alla fiera incontriamo dei clienti che poi dopo potrebbero essere venire al Center Gross e quindi ampliare quello che è diciamo, la vendita a clienti in Russia, visto che è così grande e possono anche loro venire al Center Gross e venire a visitarsi. È il momento dello sport, allora Francesca Bolognini. Grazie come sempre al direttore Francesco Spada, buongiorno anche da parte mia. Il Bologna prosegue anche sotto la neve i suoi allenamenti, oggi però costretta dal tempo e dalle imbiancate che ci sono state anche copiose a Casteldebole, la squadra oggi ha svolto interamente l'allenamento all'interno della palestra con appunto solo attività in palestra. E invece è stato intervistato dal sito internet, dal quotidiano anche di Internet,
internet gianlucadimarzio.com, Cesar Falletti, che nella scorsa partita ha segnato il suo primo gol in Serie A e primo gol con la maglia dei rossoblù. Allora andiamo a sentirne un piccolo stralcio. È bello sempre segnare di più in Serie A. Era un sogno che avevo da tanto tempo, è arrivato, ma io devo pensare solo a lavorare e fare meglio, perché penso che il gol arriva lavorando duro e penso che devo lavorare ancora per fare meglio. È stato bello perché è stato il mio primo gol in Serie A e voglio continuare a farli tanti. Mi sono dimenticato di fare il festeggio per mia moglie, che sta aspettando una bambina. E voglio dedicarlo a lei, a mio figlio e a tutti in Uruguay. Quello che volevamo con mio procuratore è scegliere una squadra per fare bene. E penso che ho scelto bene, perché mi piace. Adesso che la sto vivendo, mi piace tanto la società, come lavora, stanno sempre con noi, stanno sempre a disposizione e vogliono fare grandi cose, e quello mi piace. Mio nonno è stato quello che mi ha spinto a fare questo che adesso mi piace tanto. E ogni volta che faccio gol, quella dedica che faccio in cielo è per lui. Mi ricordo poco perché l'ho perso da piccolissimo, però quello che mi ricordo è che lui mi ha spinto a fare quello che amo. Sì, scherziamo un po' tutti, no? Non è che scherziamo solo con quello del mio ruolo. Trato di parlare con tutti, di ascoltare a tutti, perché spogliatoio si impara tanto. E niente, è un grande gruppo. Quello che scherza di più è Trossi, quello è il top. Dopo si scherza tanto con Chris e Tich. Dopo io sto più con Eri, con Gianca, che parliamo la stessa lingua. E in ultima cosa, c'è magari un aneddoto, una curiosità particolare della tua carriera che non hai mai raccontato, magari anche simpatica, che vorresti raccontare? Un episodio, magari qualcosa di simpatico che ti viene in mente? Simpatico? Quello che ho fatto a Terni, che facevo il video che sta su YouTube di Mario Bros. Uh-huh. Che quello mi è rimasto, una cosa bella. E abbiamo potuto vedere anche il video di cui parlava Cesar Falletti, ma sono stati designati anche gli arbitri per la prossima giornata di Serie A, e SPAL Bologna in programma sabato 3 marzo sarà affidata alla direzione di Rocchi di Firenze, assistito da Di Liberatore, Tonolini con quarto uomo, Abisso e addetti al VAR, Giacomelli e Passeri. E adesso invece una buona notizia per i tifosi che fossero rimasti fuori e non fossero riusciti a comprare ancora i biglietti per SPAL Bologna, perché a seguito delle decisioni della questura la SPAL ha già messo in vendita altri 200 tagliandi per la curva est ospiti per la partita di sabato 3 marzo al Mazza di Ferrara. Il basket, la Virtus, Pietro Aradori ieri ha svolto l'intero allenamento con i compagni, l'esterno bresciano sarà quindi regolarmente in campo come previsto nella partita di domenica della Virtus a Venezia. Era la nostra ultima notizia, grazie di averci seguito, grazie alla regia di Daniele Romagna, a voi buon proseguimento di giornata.